The Pope arrived earlier than usual to his weekly general audience with pilgrims. In his catechesis, he reflected on St. Joseph's role as Jesus' foster father. Pope Francis said that society today is something of an orphan, and he lamented that many people today would rather have pets than children. Tante, tante coppie non hanno dei figli perché non vogliono. O hanno uno e ne hanno di più. Ma hanno due cani, due gatti. Eh sì, i cani e i gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa ridere, capisco, ma è la realtà. Questo rinnegare la paternità e la maternità ci diminuisce, ci toglie umanità e così la civiltà divenne più vecchia e senza umanità, perché si perde la ricchezza della paternità e la maternità. The Pope also encouraged couples who cannot have kids to consider adoption. Avere un figlio è sempre un rischio, sia naturale sia di adozione, ma più rischioso è non averne, più rischioso è negare la paternità, negare la maternità, sia la reale sia la spirituale, ma negare un uomo o una donna che non sviluppa il senso della paternità e la maternità, gli manca qualcosa di principale, di importante. Pope Francis also asked institutions to facilitate the adoption process so that no child is left without a parent's love. Auspico che le istituzioni siano sempre pronte ad aiutare in questo senso dell'adozione, vigilando con serietà ma anche semplificando l'iter necessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di una famiglia e di tanti sposi che desiderano donarsi nell'amore. This week's general audience saw a new change. For the first time, laymen and women participated in the reading of the Pope's greetings in various languages. Among them was Christopher Wells, an American who works for Vatican Media. Born of the Virgin Mary, as Mary's husband, and there was Sister Andrea Lorena Chacon, who works in the Secretariat of State. El Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos. Even a circus attended the Pope's audience and performed at the end. Ladies and gentlemen, welcome to my circus. This will be a night to remember. Come with me together for eternity. Pope Francis seemed to enjoy the show and he acknowledged the countless hours of work put in to prepare such a performance. È uno spettacolo che ci mette in contatto con la bellezza e la bellezza ci tira su sempre, la bellezza ci fa andare oltre e la bellezza è una via per andare dal Signore. Grazie, grazie a voi per questo spettacolo, grazie. This performance was also a way for the circus group to celebrate their return to the stage after a tough pandemic period. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di Lincoln.